Dalle condizioni in cui sei è facile capire che i festeggiamenti sono partiti e giustamente l'Altamura finalmente è in Serie A2 femminile. Ti chiedo quali sono le prime sensazioni. Buonasera a tutti, io sono veramente emozionato, ma soprattutto per quello che hanno trasmesso queste ragazze. Le voglio un gran mondo di bene, come se fossero la mia famiglia. Io le adoro per quello che hanno trasmesso a noi. Sono veramente felice, soprattutto anche per gli altamurani, per tutta la città di Altamura. Non vorrei sbagliare, ma è la seconda squadra nella storia di Altamura che sale in Serie A. Mi pare solo la pallavolo degli anni 80-90. Ripeto, non vorrei sbagliare con gli anni. Sono orgoglioso di loro, sono pienamente soddisfatto di noi presidenti, di tutta la dirigenza, di tutti i nostri collaboratori, del mister, per il lavoro che ci hanno messo, un lavoro fatto col cuore, con l'impegno e soprattutto con tanti sacrifici. Finalmente abbiamo raggiunto questa Serie A e finalmente possiamo pensare all'anno prossimo per fare un campionato abbastanza buono. Finalmente è arrivato il momento di gioire, Rosaria, perché è stata una stagione breve, intensa, però alla fine che soddisfazione. È stata una stagione perfetta. Io sono del parere che doveva andare così, perché evidentemente avevamo da imparare ancora alcune cose per fare il grande salto. Le abbiamo imparate tutte. Dicevo, abbiamo imparato tutto quello che c'era da imparare per fare il grande salto. E adesso penso che siamo pronte. Nella partita di oggi si è visto tutto. Le ragazze sono state bravissime, hanno espresso un gioco bello, fluido, efficace. Quindi ora siamo pronte. Parlando della partita, questa volta non avete lasciato nulla, avete giocato fino all'ultimo secondo, bastavano due gol per avere la matematica, voi avete insistito sino alla fine. Sì, ho detto esattamente questo alle ragazze. Io giocando in Serie A2 ho capito che non c'è nulla di scontato. Io ho perso una final eight da 3-0 primo tempo, 3-3 secondo tempo, quindi ho fatto capire proprio questo alle ragazze. Avere fame di gol, di vittoria, di bel gioco dal primo all'ultimo secondo. Sono state bravissime. È un progetto ambizioso che l'anno prossimo si affaccerà nel nazionale. Credo, immagino, chiedo a te se con Rosaria Campanelli e soprattutto quanto potenziale ha questa società per crescere ancora. Con Rosaria Campanelli ci spero. Ovviamente parleremo con i presidenti e valuteremo il tutto. Questa squadra ha un enorme potenziale. Io sono sicura che molte di queste ragazze arriveranno lontano, ne sono sicurissima. Il potenziale è tanto, quindi punteremo tanto su questo in modo da trasformarlo in forza. A chi dedichi questa promozione? La dedico alle ragazze, ai miei genitori e a me stessa, perché fare l'allenatore non è facile. Molto spesso si è soli, perché la vittoria di tutti, le sconfitte sono degli allenatori soltanto. Quindi alla nostra caparbietà. Doppietta nella partita decisiva, l'hai sbloccato il risultato, c'è la tua firma in questa gara che porta l'Altamura in A2. Non vorrei assolutamente parlare del singolo oggi, perché è una felicità enorme che voglio davvero condividere con tutte le ragazze che mi hanno regalato forse la gioia più bella da quando gioco. Io ho avuto la sfortuna di non giocarla mai, quindi per me è la prima volta dopo 8 anni con la stessa maglia, quindi grazie al presidente, al mister e a ogni singola ragazza che ha fatto parte di questa famiglia bellissima. Avete avuto la forza di rialzarvi, soprattutto dal punto di vista morale dopo la sconfitta nello spareggio contro il Molfetta, anche una piccola beffa nella prima giornata. Oggi praticamente avete scatenato tutta l'energia che avevate in corpo. Siamo un gruppo che impara tanto dagli errori. Oggi ho detto alle ragazze, abbiamo anche imparato a perdere e questo ci ha permesso di dare ancora più valore a quello che stavamo e volevamo raggiungere. Quindi è una Serie A2 sudata fino all'ultimo, ma siamo abituate, la socia è abituata a soffrire un po' e per questo credo sia ancora più bella.
Prossimo anno Serie A 2 per qualcuna di voi sarà l'esordio, campionato nazionale tutta un'altra storia e soprattutto Altamura torna a respirare in nazionale. È una società che si merita davvero il nazionale, è una società che ha avuto un progetto a lungo termine, che ci ha creduto tanto e che con pazienza ha portato ragazze del posto con innesti in Serie A 2. Sarà la prima volta per molte di noi, per noi ragazze di Altamura sicuramente, e sarà un orgoglio enorme farlo con questa squadra. Capitan Di Fonso, a chi dedica questa promozione? Dedico la promozione a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che hanno la pazienza di credere nei propri sogni. Non ti nego, le offerte sono arrivate negli anni, ma la pazienza di raggiungere gli obiettivi con i valori a cui si aspira. I think it's time to talk.